meriti proprio un bel voto. Ti metto 7. Allora, adesso interroghiamo Francesca. Meraviglioso, anche a te un bel voto. 8. E vai! Mi raccomando ragazzi, la cultura deve avere sempre la giusta collocazione. E il cestino? Sì! Allora ragazzi, continuiamo. Gaia, Grazia e Giandomenico, vorrei che anche voi mi dimostriate quanto conta per voi la cultura. Bravi, bravi, bravi! Meritate 9 tutti e 3. Sì. Adesso vediamo se Vincenzo ha studiato. Cultura, cultura, che scocciatura! Il cestino è il tuo destino! Cultura, cultura, che scocciatura! Il cestino è il tuo destino! Bene, bene, bene. Adesso continuiamo e vediamo di interrogare qualcun altro. Chi può essere? Chi può essere? Sharon, dai, vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 non ti preoccupare, vieni, vieni. E allora Sharon, perché bisogna buttare i libri e la cultura nel cestino? Perché un popolo di ignoranti è più facile da governare. Un popolo di ignoranti è più facile da governare? Sì, un popolo di ignoranti è più facile da governare. Sharon Secchiona, Sharon Secchiona, Sharon Secchiona, Sharon Secchiona, Sharon Secchiona. E adesso butta il libro nel cestino. Butta il libro nel cestino. No. E adesso 2. Vattene a posto. 2 di meno. Secchiona. Ignoranti. Secchiona. Bene, adesso interroghiamo. Vediamo un po', vediamo un po'. Sharon, dai, vieni Sharon, dai. Allora Sharon, girati verso la classe e dici, a cosa serve la cultura? La cultura serve a combattere. La cultura serve a combattere l'indifferenza, serve ad alimentare i nostri sogni, le nostre ambizioni, le nostre speranze. La cultura serve per costruire le basi del nostro destino. Brava Sharon, brava.
meriti il massimo, 10. Bene ragazzi, non dimenticatelo mai.